contatto con Mattia. Nuovo passaggio sul rettilineo per i tempi, Nico Cereghini. Allora, 18° giro si chiude in questo momento, vediamo i tempi con Barbera al comando. È riuscito a girare anche questa volta vicino ai 2 minuti, 2.00488. Il più veloce però è stato Callio, 2.00058. Anche Pasini è andato forte, 2.00.1. Ci siamo, gli sono addosso, De Bon adesso ci prova, ma questa è una curva che Barbera va sempre ad impostare un po' larga e da questa curva esce veloce e non riescono quelli dietro. Pasini prova ad accennare addirittura un sorpasso all'esterno, vediamo se si butta dentro Mattia, cosa succede qui? Niente, si ricompone il terzetto, non devono assolutamente darsi fastidio De Bon e Pasini, prima scavalcare Barbera, poi pensare alla vittoria, ne hanno di più. Attenzione Pasini, Franco Bollato addosso a De Bon, lo infila, Barbera deve raddrizzare, non ce la fa Pasini, ha fatto un colpaccio qua De Bon, ha fatto un colpaccio, Pasini deve sbrigare la pratica, Barbera la svelta, si rinfila, Barbera all'interno, vai, attenzione, vai. Larghi tutti e due, dentro Mattia ed è primo, hanno fatto gli sciocchini. Sono andati larghi entrambi, Mattia ha visto il corridoio. Ma Pasini, grandissimo, come si è infilato imperturbabile come una freccia in mezzo ai due. Scoppiato De Bon. Ha perso tutto De Bon, tagliato anche la fuori. Posizione da Callio. Sembra tagliato fuori. Attenzione, un giro e mezzo alla fine. Qua Barbera gli monta sangue agli occhi e adesso non vuole mollare. Ha mollato, si è fatto riprendere fino a qui, però adesso lotta con i denti finché può. Rivediamo. Allora De Bon all'esterno, imposta molto largo, erano tutti e due larghi, Pasini li ha visti, ci ha pensato prima. Ma come ha fatto il filarsi dentro Barbera? Io non so come diavolo ha fatto. Bravo, una precisione assoluta. Chirurgica. E siamo nel penultimo giro. Ci sta che Barbera un'altra volta abbia portato fuori De Bon, si è cascato un po' nella tipica manovra di Barbera. Guarda, è difficile interpretare quella gara, perché Barbera vedi che ne ha ancora, in fondo non molla ed è ancora il rivale più pericoloso, eppure ha perso vistosamente terreno quando poteva invece tenersi un margine rassicurante, quindi è una gara difficilissima da leggere quella di Barbera, una testa matta. C'è l'ultimo giro adesso da seguire con Mattia Pasini che chiude il suo passaggio precedente in 2.00.1 contro il 2.00.791 di Barbera, che è figlio e frutto anche evidentemente di quell'errore clamoroso con il quale che ha condiviso con Alex De Bon. Come guida Pasini, come guida al suo esordio in 250, Mattia Pasini al comando della corsa nell'ultimo giro. Mattia Pasini in testa dietro Mica Caglio, pronto ad attaccare Barbera, ma Mattia è là davanti, ha messo 12,34 metri tra sé e Barbera, li sta trasformando nel sogno di andare a vincere al debutto. Attenzione, aggressivo ma con la cautela che serve nell'ultimo giro, Mattia Pasini che ha guadagnato con un capolavoro di sorpasso la prima posizione. Caglio e Barbera adesso si ingrugna Barbera nel cupolino della sua priglia per non mollare niente al finlandese, e Pasini avanti, Mattia Pasini può vincere all'esordio in 250, può vincere l'esordio in 250, l'anno scorso l'inizio della sua stagione in 125 era stato un disastro, stavolta un capolavoro di gara. Mattia Pasini può beffare gli spagnoli che preparavano uno squadrone per questa gara. Ormai manca poco, rettilineo. Manca niente, è finita. Mattia Pasini c'è, grande.